Bella raga. Bella raga. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con THCBD. Sì, tanta erba. Ci hanno inviato un sacco di erba. Sì. Sono quattro genetiche in due diverse confezioni. Sì. Abbiamo le bustine e i barattolini. Sono la linea in collaborazione con Dinafem. Sì. Per chi non la conoscesse, è una banca semi europea molto famosa. Oggi facciamo Sour Orange e Dinamed Kush. Eccole qua, Dinafem Kush. Questa è la busta, questo è il barattolino, questo è da 2,5, questo è da 5 grammi. Ah. Abbiamo il CBD che è sul 13% e potete controllare le col QR. Andiamo ad aprire il barattolino. Molto bella, secchissima comunque. Sì, però secondo me è seccata perfettamente. Però molto bella. Sì, una bella cima. Resinosa. Sì. Bella, bella compatta, questa. Compatta, trimmata proprio bene. Sì. Bella questa. Dai, 9,5. Sì, questa è 9,5 per la resina. Sì. Queste sono coltivate tutte in greenhouse. Sour Orange. Questa sempre sul 13%. Questa molto resinosa come l'altra. Sì, come l'altra, è uguale. Un po' più scura. Sì. Però anche questa ha bella cima. Sì, cioè... questa magari da un 9. Un po' sì, più scura di colore. Sì. Sì, anch'io da un 9. Però belle cime comunque. Dinamed Kush. Che odore buonissimo. Ha proprio un odore di pungente. Oddio. Di legno, muschio. Sì, legno. Mi ricorda molto il legno, sì. È veramente buona. Veramente buona perché non è il solito fiori. No, infatti, tutta un'altra storia questo. Buonissimo. Buonissimo. Io penso di dargli 10. Non lo sentiamo mai un odore del genere. Do 10 anch'io. Un odore davvero ottimo. Sì, sì, perché, sì. Cioè, molto forte, pungente, lo capisci subito, sì, anche. E poi c'ha quella freschezza che viene dopo. È davvero buono. Cioè, uno sì, dei migliori. Sì, più forti che si nota ed è particolare. Sì, che lo riconosci subito, diciamo. Sì, uno dei migliori dell'ultimo tempo. Sì. Buono, fantastico. Non so se l'hai sentito. È arrivato anche a me, però non nella sua interezza. No, sentilo bene, fra. Com'è? C'ho un palato. Allora, ricorda un po' il legno, cioè lo senti un po'. Poi dopo c'hai questa botta di freschezza. Non capisco se è tipo lime, qualcosa che mi ricorda vicino al limone, agli agrumi. Io ho sentito, sì. Però all'inizio sente il legno. Non è agrume, ma è tipo muschio fresco, è una cosa verde fresca. Può darsi pure. Sa di bagnoschiuma al pino, cioè sa di pino proprio puro. Ok. Secondo me, sa proprio quel bosco fresco. Ed è secondo me da 10, sto anche svapata. Anche svapata? Sì, proprio tranquillamente. Sì, sì, no, è buonissimo. Cioè, c'ha un terpene che tu lo senti, non è lo vai a cercare tu, è proprio viene lui, boom, ti dice, sì, ehi, sì, sono qua. Ehi. Cioè, io c'ho ancora il palato che è freschissimo, è freschissimo. Sì. Sour Orange.
Mi ricorda anche questo sul verde. Vabbè, questo è arancio proprio al 300%. Cioè, non senti l'arancio proprio? È buccia d'arancio. Buccia È d'arancio. buccia d'arancio, sì. È Sì, poi c'è arancia. quel verde pungente come l'altro. C'è quella pungentezza Di del freschezza, di verde. verde, sì. Sì, poi c'è la freschezza e c'è È l'arancio l'arancio proprio che si sente che. tutto, cioè. Sì, il nome è azzeccato, ovviamente. È fatto Quindi, apposta. sì, per me 9 e mezzo. Tu? Cioè, è un buon odore, comunque lo capisci. Se Sì, do un 9 e mezzo anch'io, magari forse. fosse stato più forte, gli ho dato 10 perché è buono. Sì, do 9 e mezzo perché rispetto all'altro è Un un pelino. pelino inferiore di potenza. Però Sì. c'è la stessa complessità ed è altrettanto buono. Quindi sì, 9 e mezzo. Sapore. Oddio, sembra quello per lavare i piatti, come si chiama? Quello che sa di limone. Svelto. Questo è il limone. È svelto. È svelto, sì. Sì, è vero. Ricorda, cioè quell'odore, c'ha cioè. È più limone che arancio Ma di slobato. brutto poi limone. Questo è buonissimo, questo gli do 10. Davvero buono. Oddio, assurdo. C'ho un palato che sta di limone. L'altro quanto abbiamo dato? Mi sa l'altro pure 10. Vabbè, però so buone, so buone. Cioè, che cazzo gli vuoi dire? Aldo perché era molto particolare. Sento sì il limone, sento tanto verde però pure, cioè arriva il limone e poi viene quasi coperto dal verde, adesso sento più verde che il limone, è molto buono, è forte e penso di dare un 9. Ok, Sour Orange. Dinamed Kush. Allora, devo dirti, Sour Orange. Si sente un po' il fumo, cioè lo senti, però diciamo è un po' dolciastro. L'agrume C'è si quel. sente però. Sì, l'agrume si sente, però c'è quella nota di fumo che lo copre un po' troppo, secondo me. Secondo me il fumo un po' più pesante della Dinamed. Un po' più pesante, però c'è l'agrume che io lo sento bene. Quindi comunque il sapore c'è, si fa sentire comunque. Ed è bello forte. Nella Dinamed invece è più leggero di fumo. E di sapore si sente comunque sempre il muschio, il verde un po' sento della Ok. Dinamed, c'ha cioè un sapore più asciutto, più ha un sapore non dolce, è sul verde secondo me, come ricorda Sì, l'odore rispecchia l'odore. slapato, Sì, sì è è vero, è quello il vero. profilo, ed ha un po' meno sapore però non si sente il fumo, niente qui si sente un po' di fumo e c'ha più sapore. Sì, la Sour Orange me l'aspettavo. Ma io lo sento forte la citronella, La citronella. l'agrume. Ah, qua se lo senti forte? Sì, fa un bel Questo qua tiro. mi ricorda tipo il fieno, comunque verde, una roba del genere. Questo è buono. Non è male. No, questa io non riesco a sentire tantissimo gli agrumi come dici tu. Io sento troppo il fumo. 7 alla Sour Orange e 7,5 alla Dinamed. Io do un 7,5 a Dinamed e un 8,5 alla Sour Alla Orange, Sour che Orange. mi è piaciuto un sacco. Ok. Anzi, do un 8 alla Dinamed e un 8,5 alla Sour Orange. Vabbè, ragazzi, la recensione è finita. Bellissime e buonissime Erbe, erbe sì. by THCBD by Dinafem. Veramente bravi, ragazzi. Si vede che la selezione delle generiche è stato In fatto modo molto accurato, sì. molto Sì, accurato. Approvatissime tutte e e due. cioè penso si sia visto dalla recensione che ci sono piaciute, cioè Sì. in tutto.
Sì, cioè non c'è una. Un ambito in cui hanno peccato. Esatto. Complimenti a chi ha selezionato le genetiche e chi la coltivate. Va bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo video dove finiamo di recensire queste quattro Sì. erbe. Finiamo di recensire la Critical Kush e la Critical Critical Plus. Plus, sì, esatto. Quindi ci vediamo al prossimo video con le due Critical. Bella. Bella.